ovviamente c'è la dimostrazione di coordinazione del cavallo. Purtroppo l'asfalto non è il miglior terreno per le staffe del cavallo, diciamo che fare già qualcosa sull'asfalto è veramente qualcosa di straordinario, perché il cavallo ovviamente se non ha una buona aderenza sul terreno non riesce ad avere la migliore riuscita di questa bellissima coordinazione. L'applauso del pubblico va a sottolineare la bravura non solo del cocchiere ma anche di un cavallo. Ricordo che stiamo assistendo a uno spettacolo di uno dei migliori cavalli per quanto riguarda il dressage a livello italiano e non solo. Mattia Ruggio, cambiamo il passo. Applauso. Questa scuola è presente a Spinzano, lo ricordiamo. È veramente difficile, vediamo se riusciamo a farlo. Questo direi di non. Mattia, facciamo un applauso, direi di non rischiare. È il caso di non rischiare, Mattia, grazie lo stesso, bellissimo spettacolo. Signore e signori, Mattia Ruggio da Spinzano e il suo bellissimo cavallo. Grazie Mattia di essere venuto qui ad onorarci per la tua presenza e il tuo bellissimo cavallo. È stato veramente un onore averti qui con noi. Arrivano gli altri cavalli. Grazie Mattia, ti salutiamo. E ritornano i cavalli a prendere il piccolo omaggio offerto dalle cantine Fiorentino. Anche questi sono cavalli che vengono dalla stessa scuola spinzanese, con gli abiti ovviamente d'epoca. Guardate che spettacolo anche la ragazza con un bellissimo cavallo nero. Applauso a questa bellissima scuola. Grazie ancora di essere venuti qui a dare lustro e prestigio a questa bellissima fiera. Grazie ancora. Ancora un applauso per loro. Forte, 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 forte. Facciamoci sentire. Grazie. Allora, iniziamo a sfilare dei cavalli. Col numero 27 c'è il gruppo di minicavalli e pony. Applauso! Poi andiamo il numero 1, il signor Salvatore Sabina, che deve arrivare. Applauso al signor Salvatore, grazie! Col numero 8, il signor Donato Coppola, grazie signor Donato, grazie ancora. Arriva il traino col numero, ci fate vedere il numero, gentilmente il numero? Numero 3, il signor Rocco Rossetti, grazie signor Rossetti. Il carro numero 3. Col numero 12 il traino del signor Angelo Maglivo. Applauso al signor Angelo Maglivo. Grazie. Numero 12, signor Angelo Maglivo, l'abbiamo ringraziato, ancora grazie signor Angelo Maglivo,
col numero 2 un fortissimo applauso al signor Vincenzo Conte da Santo Naso, vero? Grazie signor Conte, grazie per essere venuto qui questa bellissima fiera, questa bellissima giornata di sole. Grazie ancora signor Conte. Poi c'è questo bellissimo palese, con questi bellissimi bambini, con il pony. Che numero avete, bimbi? Numero 5, il signor Antonio Donno da San Nicola. A 15, scusate. Il signor Marti da Galatina. Signor Marti, perdonami. Poi abbiamo qui gli altri bimbi col numero 27, bimbi. 21. Chirimi, no, giusto bimbi? Applauso ai bimbi del signor Chirimi. Da no, qui c'è una bellissima ragazza a trainare questo traino. Il numero, mi fa vedere il numero gentilmente? 24, grazie. Sempre il signor Chirimi, da no. Applauso a questa bellissima ragazza che va a frenare il traino con le botti, ricordate bene, l'unico traino che ci ha ricordato la ventennia quando si faceva una volta con le botti. Col numero 4, salutiamo il signor Giuseppe Bianco, benvenuto e grazie signor Giuseppe, grazie ancora, bellissimi anche i suoi bimbi. Il numero 39, il signor Maciullo Sergio da Noa, grazie signor Maciullo. E a Noa c'è una grossa tradizione di traini e di cavalli, anche lì fanno delle bellissime fiere ed è sempre un piacere essere ospiti delle loro fiere a Noa. Qua c'è questo Bercanetti che è il lo stallone, che non possiamo ovviamente dimenticarlo, del signor Balena, applauso allo stallone del signor Balena. Il numero 50 è il signor Scudo, applauso ai signori Scudo, la bella compagnia sul carro. Grazie per essere stati qui con noi, per aver partecipato a questa bellissima fiera di Santa Caterina. Ovviamente tutti voi riceverete un ricordo nella giornata e ovviamente cosa poteva essere se non un buon vino da bere alla nostra salute e alla salute di tutti. Applauso a tutte queste bellissime persone che con lavoro e sacrificio portano avanti le loro aziende agricole. È veramente un periodo che va sottolineato il lavoro e mi fa piacere vedere tanti giovani su questi carri, vuol dire che la tradizione, la cultura della nostra agricoltura ovviamente in questo periodo di crisi non può che portarci benessere. È il nostro augurio che facciamo a tutti voi giovani. Ok, e sono arrivate anche le votazioni, sono terminate, abbiamo già il nome dei vincitori, però non lo sveleremo ora, lo sveleremo a fine sfilata ovviamente. Diciamo che c'è una piccola sorpresa, diciamo che bene o male dovremmo essere tutti d'accordo sul nome del vincitore, lo sveleremo tra qualche minuto il nome del vincitore. Ok, numero 50, possiamo proseguire? Sì. Signor Nello, sì, Nello, no, dove sei? Nello. Nello dove sei? Quanti metri? Nello, i vincitori li diremo dopo, vero? Ok, o lo possiamo già dire? Possiamo già dire chi sono i vincitori? Ok. Certo. Allora, mentre salutiamo tutti questi bei ragazzi, questi bei carri e bei traini, proclamiamo, io però Nello mi permetto di dire il vincitore nel momento in cui passerà qua vicino
e così non anticipiamo. Ok, almeno il primo posto, gli altri li diremo poi a seguire, però almeno il vincitore lo diremo nel momento in cui farà il suo passaggio da